stato, vedete? Oh, buongiorno a tutti, parte, ci troviamo da questa parte, piano piano, ma impariamo a proteggere la palla. Campo la palla, vado sul conetto, nuovo di Olimpia di Castel Frentano, okay. Oggi è venerdì, qua, uso l'esterno. Vado di qua, l'ultimo giorno di allenamenti della settimana. Uso l'esterno. Qua ci troviamo nella porzione dedicata ai ragazzi della categoria primi calci di mister Gabriele Di Felice, che è anche il coordinatore tecnico bravi. Della scuola calcio settore giovanile, e c'è anche mister Annalita Valente, che lo vediamo là in fondo. Ritmo. I ragazzini, ognuno ha il suo pallone, si stanno ritmo, ciao. Ecco, al ritmo dettato da mister Gabriele, andiamo a cercare i ragazzini prendono di mestichezza con il pallone. Sono suddivisi in due gruppi, un gruppo con le casacche orange e un altro con le casacche gialle. Un bel gruppo nutrito di ragazzi. Non fateci caso se alcuni non indossano la divisa ufficiale di allenamento della scuola calcio di questa società, in quanto sono nuovi tesserati di quest'anno e fra qualche giorno arriveranno i kit per i nuovi ragazzi. Dai ancora! E occhio gli che strumenti fermiamo la palla di gioco per chi lo vuole ferma integrare. La palla, bacino basso, esempio, respirazione, chi manca di tanto Loncini, chi manca la maglietta, chi manca il giubbotto. Si respira. Il mister detta i tempi. Si respira. Adesso si respira. Ha fermato il gioco. Dai, voglio sentire respirare. Sta facendo fare si respira col nasino. Gli esercizi di respirazione ai piccoli. Sono le prime nozioni che vengono impartite ai ragazzini. Dove stiamo? Dove stiamo? Pallone sul piede. Oggi è una bella giornata e di sole, anche punta, se ci troviamo a metà ottobre. Sulla punta, equilibrio. Il clima equilibrio. È gradevole. E quindi bisogna sfruttare davanti al piede la palla questi giorni per far sì che i ragazzi si allenino e si divertino sempre sulle punte, sempre sulle punte all'aperto, cioè, perché ci saranno periodi di giornate grigie e brutte con l'oscurità che avviene prima. Respiriamo. Uno, due, il cambio di orario. Per il periodo invernale che si devono allenare con un clima più rigido. Però finché è possibile, sempre tenuto conto delle condizioni atmosferiche, uno e due. I nostri mister, e in primis mister Gabriele, preferisce che i ragazzi si allenino all'aperto, in quanto così si fortificano, aumentano gli anticorpi e quindi i ragazzi si ammaleranno di meno. In quanto movimento c'è sempre quel detto che punte, dice più vesti il ragazzino e più si ammala. Invece basta che sta parte, coperti bene con una maglia termica. Via. Via, dall'altra parte. La mamma che vuole prenotare, sono la tua di rappresentante. Movimento sempre sulle punte.